elezioni europee, l'elogio di Salvini al risultato della Lega nel Sud rafforza le speranze di Patriciello per Bruxelles. Elezioni Campobasso, De Benedictis non supera il 50%, si torna al voto tra 2 settimane, probabile accordo tra Forte e Ruta. Tra incendi e cinghiali, emergenza rifiuti in contrada Castagna, Isernia, i residenti preparano un esposto in prefettura. Tentato omicidio a Campobasso, il materiale sequestrato, inviato ai carabinieri del RACIS. A Venafro, la 10ª edizione del Memorial Maria Nucci, donati 11.000 euro all'associazione che aiuta i bambini affetti da malattie oncologiche. Bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura le elezioni europee, l'ufficio elettorale nazionale ha assegnato al nord-ovest il seggio scattato con i resti per la Lega. Tuttavia le speranze di Patriciello non svaniscono, questo dopo le dichiarazioni rese da Salvini sulla stampa. Il servizio del direttore Enzo Di Gaetano. Non è scattato per la circoscrizione sud, ma per quella del nord-ovest, il seggio attribuito con i resti alla Lega per le europee. La notizia comunque non è negativa per le speranze di Aldo Patriciello. Infatti, se Vannacci scegliesse proprio il nord-ovest, come sembra probabile, visto che è la circoscrizione dove ha preso più voti, l'europarlamentare molisano non avrebbe più nessun ostacolo sulla strada che porta a Bruxelles. Intanto arriva un altro segnale positivo da Roma. Salvini, in un'intervista a Libero, ha parlato molto positivamente del caso Molise, la regione dove la Lega ha preso ben il 17%, record nazionale per il Carroccio. Salvini ha detto che la Lega vuole essere un partito nazionale e per questo deve essere presente nel sud dell'Italia. Insomma, tutti buoni segnali per Aldo Patriciello. Difficile pensare che il meridione d'Italia non venga rappresentato dalla Lega in Europa e l'unico che può farlo al momento è solo l'eurodeputato molisano. Tutti buoni auspici, quindi, per il politico della nostra regione. C'è poi da considerare che in autunno Salvini va a congresso e mettere in forza l'appoggio e l'impegno di 70.000 simpatizzanti che hanno votato Lega e Patriciello nel collegio meridionale sembra davvero improbabile. Infine, tra i primi dei non eletti nei 5 collegi, Patriciello è quello che ha preso più voti. Decisamente difficile che non se ne tenga conto. Per questo è altamente probabile la seguente composizione della delegazione della Lega a Bruxelles. 3 del nord-ovest, tra cui Vannacci, 2 del nord-est, 1 a testa per centro, sud e isole, con Patriciello in rappresentanza della circoscrizione meridionale. Si saprà tutto dopo la proclamazione degli eletti, che dovrebbe arrivare entro pochi giorni. E dalle elezioni europee ci spostiamo invece alle comunali a Campobasso. Dopo il caos delle ultime ore sono infatti terminati i controlli sulle schede. Alla base dell'errore che dava la vittoria del centrodestra già al primo turno, la mancata assegnazione dei voti disgiunti. De Benedictis invece non supera il 50% delle preferenze, si torna quindi alle urne tra 2 settimane. In vista del ballottaggio, probabile accordo tra Forte e Ruta. Il servizio di Antonio Leone. Fine della telenovela, a Campobasso si andrà al ballottaggio tra 2 settimane. A contendersi la fascia tricolore saranno Aldo De Benedictis, candidato sindaco del centrodestra, e Maria Luisa Forte per il centrosinistra. Terminati dopo oltre 24 ore i controlli sulle schede elettorali che hanno smentito quanto riportato su Eligendo, il sistema informatico del Ministero dell'Interno. Da ministero a mistero il passo è breve, perché mentre da parte delle due coalizioni si continuava a sostenere l'ipotesi del ballottaggio, sul portale istituzionale i dati di 55 sezioni su 56 attribuivano oltre il 52% delle preferenze a De Benedictis. Un risultato che, qualora fosse stato confermato, avrebbe voluto dire vittoria al primo turno. Un caos, insomma, risolto solo dopo le ulteriori verifiche da parte della commissione circoscrizionale del Tribunale di Campobasso, che ha attribuito al centrodestra circa il 48% delle preferenze, con la soglia del 50% dunque non superata. Maria Luisa Forte, invece, ha ottenuto il 32% dei voti, il 20% l'altro outsider, Pino Ruta, candidato sindaco di Cantiere Civico. Sciolto ogni dubbio sul risultato del primo turno, ora bisognerà capire cosa sia accaduto. Molto probabilmente il tutto sarebbe partito da un errore nel caricamento dei dati sul portale, in modo particolare per quel che concerne il voto disgiunto, che non sarebbe stato calcolato nel conteggio complessivo delle preferenze.
Appuntamento quindi i prossimi 23 e 24 giugno, quando i campobassani torneranno nuovamente alle urne per il secondo turno. I prossimi saranno giorni frenetici, probabile l'accordo tra Maria Luisa Forte e Pino Ruta, con quest'ultimo che, secondo indiscrezioni, in caso di vittoria del centrosinistra, potrebbe ottenere l'incarico di vice sindaco. Da segnalare infine che tra due settimane si andrà al ballottaggio anche a Colle d'Anchise, qui infatti al primo turno, risultato di parità tra l'uscente Carletto Di Paola e lo sfidante Mario Gentile. E rimanendo ancora sul voto a Campobasso, l'avete sentito, ormai è certo il ballottaggio, ma vediamo intanto quali sono i candidati più votati. Il servizio di Francesco Adamo. Acclarato l'errore per la seconda elezione consecutiva del Comune nella trasmissione dei dati sul voto disgiunto ed attendendo il responso ufficiale della famigerata sezione 9, possiamo parlare comunque di due certezze. Ci sarà il ballottaggio e la maggioranza del Consiglio sarà di centrodestra. Sul fronte dei più votati facciamo una veloce verifica. Campione di preferenze nel partito di Fratelli d'Italia è risultato Giovanni Varra, quello che si è avvicinato maggiormente a soglia 700. Ottimo risultato anche per il consigliere uscente del partito della Meloni, Annuario, con 555 preferenze, seguito dal rientrante Francesco Pilone. Come sempre, primatista in consensi, Salvatore Colagiovanni per i Popolari per l'Italia, con circa 650. Dietro di lui, ma ad una certa distanza, Alessandro Pascale. Per la Lega, ottimo riscontro per Sandra De Lucia Sabusco, che ha superato per consensi il capogruppo della Lega all'ultimo consiglio, Alberto Tramontano. Forza Italia vede il successo di Nicola Cefaratti davanti al capolista Domenico Esposito. Concludendo sulle performance a destra, segnaliamo il successo dei moderati di Gianluca Maroncelli. A sinistra, nel PD, José Trivisonno e Bibiana Chierchia hanno fatto la differenza. E nel Movimento 5 Stelle, sopra tutti gli uscenti Simone Cretella e Luca Praitano. Invece, per Costruire Democrazia, ottimo risultato personale per Angelo Marchegiani. Ora non ci resta che attendere. Ora invece andiamo a Termoli. Dopo la vittoria, il sindaco Balice già alle prese con la composizione della giunta. Tra le questioni al vaglio, anche quella delle quote rosa, con solo 4 donne nella maggioranza. Il servizio di Carla Marino. Terminati i festeggiamenti per il sindaco di Termoli, Nico Balice, in attesa della proclamazione ufficiale si apre la fase dei lavori. Primo punto in agenda, la composizione della giunta. 7 gli assessorati in ballo per 6 liste che hanno sostenuto la coalizione vincente di centrodestra e che andranno a comporre il consiglio comunale. In questo caso per l'assise civica la parte maggiore sarà rappresentata dalla compagine di Fratelli d'Italia e Forza Italia, che dovrebbero avere un peso in termini numerici di circa 10 seggi. Altri 5 sarebbero rivendicati dalle liste di Diritti e Libertà e Popolari per l'Italia, a seguire poi la Lega e la squadra di Termoli Insieme. Al di là dei risultati emersi dalle urne in termini di voti, alla definizione dell'esecutivo contribuirà anche la questione delle quote rosa. Per la maggioranza, su 20 esponenti consiliari, se si conta anche il primo cittadino, le donne sono solo 4. Silvana Cicciola e Paola Cecchi di Fratelli d'Italia, Luana Occhionero della Civica Diritti e Libertà e Mariella Vaino per Popolari per l'Italia. Più in generale, in seno al Consiglio la rappresentanza femminile resta bassa. Almeno dal quadro di partenza, su 24 consiglieri si contano in tutto 6 quote rosa, con la presenza delle due esponenti di minoranza, Manuela Vigilante e Marcella Stumpo, entrambe candidate alla carica di sindaco, l'una con Rete della Sinistra, Termoli Bene Comune, e l'altra con Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. E ora voltiamo pagina. È stato inviato ai carabinieri del RACIS di Roma il materiale sequestrato al trentenne di Campobasso, accusato del tentato omicidio per l'accoltellamento di un coetaneo nella serata di domenica 10 giugno nella zona Parco dei Pini a Campobasso. Al nucleo speciale dei carabinieri di Roma sono stati consegnati i vestiti che indossava, il telefono e l'automobile. Tuttavia gli inquirenti, a seguito delle perquisizioni, non hanno trovato il coltello utilizzato appunto dal trentenne per ferire il ragazzo. Riorganizzazione della rete d'emergenza urgenza del 118 e della rete ospedaliera. Questi gli argomenti della conferenza dei sindaci di questa mattina a Campobasso. Si è trattato di un incontro tra Regione ASREM, struttura commissariale, e sindaci sulle questioni critiche della sanità molisana. Francesco Adamo.
nella sala della Costituzione del capoluogo regionale l'importante tema della riorganizzazione del servizio 118 molisano e della riorganizzazione della rete ospedaliera, focus principale sulle postazioni di 118 della regione. Criticità che si sono verificate soprattutto tra i punti di 118 di Agnone e Venafro, ma c'è anche la riduzione a postazione India di Santa Croce di Magliano. Quindi credo che sia opportuno e necessario fare il punto della riorganizzazione, come ASREM intende procedere per dare assistenza a tutti i territori della regione Molise. Lavori effettuati su ammodernamento ospedali e riorganizzazione del piano sanitario, così il governatore Roberti. Hanno fatto dei lavori che riguardano non solo quello del ammodernamento di alcuni ospedali, per esempio abbiamo finalmente concluso la predisposizione e la posa dell'attacco ad Agnone, però c'è stato fatto anche un piano sanitario, il dimensionamento della rete dell'emergenza, quindi tutte informazioni che bisogna trasmettere ai sindaci e condividerla con i sindaci. Le criticità restano soprattutto per le postazioni del 118 al di fuori delle città, così il sindaco di Isernia Castrataro. Già avere il presidio di pronto soccorso è una cosa importante, quanto invece garantire la rete del 118 per l'emergenza urgenza visto le aree interne che abbiamo. Questo problema va avanti da tempo e lo cercheremo di affrontare nel miglior modo possibile. C'è una questione anche di costi che dobbiamo considerare, però ecco, nulla può davanti al fatto che dobbiamo cercare di portare le persone nel più breve tempo possibile negli ospedali di riferimento, soprattutto per quanto riguarda l'emergenza urgenza. Nella serata di ieri all'altezza della rotonda di San Massimo, tra la Stradale 17 e la strada che conduce al paese, un uomo di 67 anni ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori strada. Il 67enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso. Questa mattina invece sulla statale 87 a Termoli un'auto si è scontrata con un pullman di una ditta di trasporti locali, terminando la sua corsa contro il guardrail. La persona che si trovava alla guida dell'automobile è stata trasportata dai sanitari del 118 presso il San Timoteo. Isole ecologiche prese di mira dai cinghiali e minacciate dagli incendi, materiali dello sfalcio d'erba abbandonato a bordo strada. I residenti di Contrada Castagna lanciano l'allarme sicurezza e preparano un esposto da portare in prefettura. Ce ne parla Carla Marino. Una situazione difficile, di degrado, quella che segnalano i residenti di Contrada Castagna per quanto riguarda in particolare, ma non solo, le isole ecologiche presenti sul territorio. Quella che vediamo al mio fianco è una delle postazioni di raccolta rifiuti che vengono maggiormente prese di mira soprattutto dai cinghiali quando si riempiono di rifiuti. Le incursioni dei cinghiali si verificano più o meno in tutte le isole ecologiche della Borgata e rappresentano tra l'altro un rischio per gli automobilisti e gli utenti che a volte non possono materialmente conferire rifiuti nei cassonetti. È una situazione insostenibile ed è uno scandalo sopportare uno schifo del genere davanti a delle ville ed una via molto trafficata oltretutto, invasa da cinghiali e da gente che purtroppo non rispetta assolutamente il modo in cui bisogna differenziare e tutto. Buttano di tutto in tutte le situazioni, plastica, vetro e tutto dove si trovano, per terra addirittura, anche l'umido visto per terra addirittura quando i secchi sono pieni e i cinghiali che ne fanno veramente fanno pasti proprio da quasi da matrimonio. E tra l'altro proprio nella notte di ieri l'area antistante è stata interessata da un incendio. Ieri c'è stato un incendio perché qualcuno o per sfizio o per distrazione o per qualche motivo ha buttato qualcosa e abbiamo chiamato i vigili alle 11:30 a mezzanotte. Meno male che sono arrivati in tempo. In quest'area, in cui sorge tra l'altro anche un ex acquedotto comunale, l'aria è praticamente irrespirabile per via del cattivo odore. E mentre eravamo sul posto, più di qualcuno si è fermato per segnalare la situazione. Tutto rotto, tutta immondizia per terra, buttata, ma veramente uno schifo. È da tempo che stiamo comunque ripetutamente al sindaco cercando di trovare una soluzione, ma ancora niente.
non solo rifiuti, perché tra le criticità indicate da chi vive quotidianamente la zona c'è anche la questione delle sterpaglie. In questo caso l'erba è stata sfalciata, gli alberi sono stati potati, ma il materiale di risulta è stato accumulato all'interno della recinzione. Di fronte qua, quello che ha lasciato il comune, con il rischio di un incendio, ma un incendio non so di che proporzioni può succedere. I residenti stanno preparando un esposto da presentare in prefettura e intanto il sindaco Castrataro ha convocato un incontro con la cittadinanza per cercare soluzioni condivise. Vorrei che qualcuno si decidesse a risolvere questa situazione, perché è una situazione insostenibile. Quando il dolore diventa solidarietà, a Venafro la decima edizione del Memorial Maria Annucci, donati 11.000 euro all'associazione Davide Ciavattini, che aiuta appunto i bambini affetti da malattie oncologiche. Il servizio di Domenico Marzocchello. A volte vorrei poterti incontrare di nuovo, anche solo per 5 minuti, e ne avrei di cose da dirti. Non ne basterebbero 5, ma se le avessi, me ne farei bastare. La voce dall'altoparlante è un'altra, ma le parole sono le sue. Giuseppe è il fratello di Maria Nucci. Una leucemia se l'è portata via a 16 anni, l'ultimo trascorso in ospedale. Giampiero e Rosaria, i genitori, insieme a Giuseppe, hanno trasformato l'immenso e insuperabile dolore in amore e solidarietà. Ogni anno a Venafro il Memorial in ricordo di Maria culmina con la consegna di un assegno, frutto di donazioni, a un'associazione che per loro, e purtroppo per tante altre famiglie, è stata ed è un aiuto fondamentale. La Onlus Davide Ciavattini ospita gratuitamente a Roma, insieme ai genitori, 18 bambini che hanno bisogno di cure oncologiche. Siamo al loro fianco, sia da un punto di vista logistico che umano, dice il presidente Alessandro Pinci. E insieme a quelli delle scuole calcio locali, i calciatori, è proprio il caso di dire in erba del Napoli, i protagonisti del campo, ad applaudirli, ma anche loro meritano l'applauso, gli spettatori sulla tribuna gremita, tra loro la parlamentare molisana Elisabetta Lancellotta. L'applauso va alla famiglia, la famiglia di Maria, a cui noi ci stringiamo con immenso affetto. Oggi è una giornata importante, la giornata del ricordo, ma Maria è e sarà per sempre nei nostri cuori. E da papà Giampiero un grazie di cuore ai tanti che hanno consentito di donare all'associazione Ciavattini 11.000 euro, mai così tanti nonostante il furto di parte dei fondi subito lo scorso aprile. Dopo alla fine ti rendi conto anche che sono quelle cose che poi col senno di poi ti danno ancora più forza. E noi in effetti ci siamo ricaricati ancora di più e non nascondo che abbiamo raggiunto un traguardo non indifferente rispetto agli altri anni. Un gesto d'amore verso altri bambini e ragazzi bisognosi d'aiuto che, ne siamo certi, lassù disegnerà sul volto di Maria, lo ha già fatto, un altro dei suoi meravigliosi sorrisi. Te l'ho detto che ti voglio bene. E intanto le Mamme per la Salute con un post su Facebook hanno criticato il Comune di Venafro per aver patrocinato l'evento sponsorizzato dalla Colacem, azienda che opera nella piana di Venafro. Comprendiamo e condividiamo l'idea di onorare la memoria di una giovane ragazza prematuramente scomparsa con un torneo di calcio per bambini, hanno appunto affermato le Mamme per la Salute, ma non condividiamo l'idea degli organizzatori di indossare maglie con il nome dell'azienda di Sesto Campano. La cetra e la penna a Venafro, la presentazione dell'opera di Marco Testi, ha chiuso la rassegna dei libri del venerdì di Città Nuova. Domenico Marzocchella. Le note, i pensieri e le parole della musica d'autore chiudono la rassegna ai libri del venerdì, il quinto appuntamento culturale proposto da Città Nuova a Venafro, la presentazione del libro La cetra e la penna di Marco Testi, a dialogare con l'autore e la studiosa Francesca De Luca. Perché a suo avviso è importante questo libro? Sicuramente perché ci aiuta a scoprire, come dire, tutta una serie di agganci e di riferimenti molto spesso inaspettati,
sconosciuti, misconosciuti tra la canzone e una tradizione letteraria, diciamo, lunghissima. Tra le righe e nelle righe della cetra e la penna, le intuizioni originali dell'autore ripercorrono la storia della musica d'autore, dalle sue origini agli esponenti contemporanei. Quello che emerge è il profondo legame con la letteratura, tra virgolette, alta. Ciò che noi chiamiamo canzone d'autore viene da molto lontano. Bob Dylan si rifà spesso addirittura alle scritture. È vero che si rifà a Pete Seeger, a Woody Guthrie e ai grandi iniziatori del cantautorato, come lo chiamiamo noi, ma Dylan parte davvero da molto lontano. E io mi sono accorto, penso di essere stato il primo e l'unico, che addirittura gruppi di hard rock italiano come gli Osanna, nei loro testi si rifacevano addirittura all'Ecclesiaste. Basta approfondire e ci si rende conto che c'è continuità nella canzone e non frattura. Poi certo, se vediamo Sanremo, è un altro paio di maniche. E ora invece spazio alla nostra rubrica settimanale con tutti i principali annunci di lavoro del Molise a cura di Pierino Coppola. Cercate un lavoro? Con la nuova rubrica di TV Molise vi mostreremo le posizioni aperte a cui potrete candidarvi facilmente. Iniziamo! È richiesta una risorsa da inquadrare nel profilo di meccanico per un'officina meccanica. Si propone contratto a tempo indeterminato full time. I requisiti richiesti sono l'essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado indirizzo tecnico industriale, l'essere in possesso della patente B ed è inoltre richiesta precedente esperienza nel settore oltre che all'avere buone conoscenze tecnico-informatiche di base. La sede di lavoro è ubicata in Isernia. Il codice identificativo della domanda è il numero 42. È richiesta una risorsa da inquadrare nel profilo di geometra per redazione e contabilità di cantiere, sopralluoghi, rilievi, annotazione, misure, lavori effettuati e picchettamenti. Si propone contratto a tempo pieno ed indeterminato. I requisiti richiesti sono l'essere in possesso del diploma di geometra, mentre è preferibile ma non è necessaria una precedente esperienza nella mansione. La sede di lavoro è ubicata in Campobasso. È richiesta una risorsa da inquadrare nel settore di addetto alle pulizie per servizio presso uffici, negozi e aziende utilizzando appositi macchinari e attrezzature. Si propone contratto part-time a tempo determinato. I requisiti richiesti sono il possesso della patente B. La sede di lavoro è ubicata in Isernia e provincia. Il codice identificativo della domanda è il numero 49. È richiesta una risorsa da inquadrare nel profilo di conducente di autocarri nel settore di trasporto inerti e asfalto sui cantieri. Si propone contratto full-time a tempo indeterminato. I requisiti richiesti sono l'essere in possesso della patente C ed E. La sede di lavoro è ubicata in cantieri della regione Molise, zona Benevento. Il codice identificativo della domanda è il numero 48. Per candidarvi alle posizioni aperte inviate la domanda all'indirizzo di posta elettronica ido.is@molisellavoro.it oppure all'indirizzo ido.lavoratori.cp.cb@molisellavoro.it entro i termini previsti per ciascun bando indicando nell'oggetto della mail il numero della ricerca di personale o il profilo professionale per cui ci si candida. Bene, questa edizione termina qui, tutti gli aggiornamenti questa sera alle 19:30. Intanto grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.